questo Napoli che stacca imperiosamente il resto del campionato e anche il Napoli che stacca forse per sempre una pittoresca e retorica tradizione, articolata sui miracoli di San Gennaro, sulle illusioni di Pulcinella, sulle leggi della Cabala e sui fuochi di Piedigrotta. La squadra di Bianchi, vincendo per la seconda volta a Torino, ottiene il massimo vantaggio stagionale sulla più diretta inseguitrice ed eguaglia due primati. Quinta vittoria consecutiva, come ai tempi di Chiappella nel 69-70. Sesto successo esterno, come all'epoca di Pesaula nel 67-68. Vincere in trasferta a 6 minuti dalla fine, nel giorno della sconfitta dell'Inter, equivale ad un perentorio segno del destino, sulla strada dello scudetto. Tuttavia, dietro questa considerazione contingente e fatalistica, esiste una realtà che è Maradona, ma non soltanto Maradona, come la concentrazione della retroguardia, l'affiatamento del centrocampo e la maturità del pubblico continuano a dimostrare. L'argentino è stato trainante per il Napoli quanto lo fu Falcao per la Roma. L'uomo cioè che prima alleva la squadra, ma poi, una volta cresciuta, la scopre autosufficiente e animata da un altro trascinatore, e cioè Bagni. A proposito di Napoli e Roma, le partitissime della domenica hanno celebrato proprio l'ascesa del centro-sud. Prima degli anni Ottanta, la geografia del campionato esauriva le sue glorie con la linea gotica, nel segno dell'asse settentrionale Torino-Milano. Oggi questo Maradona in versione Garibaldi sembra annettere anche Napoli, dopo Roma, all'Italia calcistica che conta. In definitiva, indipendentemente dal verdetto finale, è la consacrazione di un campionato realmente nazionale, dopo decenni di nordica apartheid. Il passaggio storico dalle conduzioni improvvisate alle gestioni organizzate ha finalmente reso giustizia ad un potenziale umano che, soltanto episodicamente, in passato, aveva espresso campioni e scudetti. Nella prima squadra del Napoli sono ben 15 prodotti centro-meridionali, dei quali 12 campani. Nella prima squadra della Roma, invece, sono 11 nati nel centro-sud, dei quali 9 laziali. Torino non è soltanto un nome. Torino è un grande coro di persone. Torino vuol dire Napoli che va in montagna. Se il Napoli allunga il passo e la Roma viaggia come i partenopei a quota 10 nella classifica dell'87, Trapattoni sa comunque di poter contare ancora sullo scontro diretto casalingo con la capolista, mentre la coppia di ghiaccio Marchesi-Lidolm attende di spruzzare ancora Seltz sull'alta classifica. Proprio in occasione di 3 partitissime, come altre volte in passato, il caro gol del campionato è purtroppo salito alle stelle. In tutto, infatti, sono state segnate 8 reti, una in più rispetto al minimo della terza giornata. Siamo a quota meno 25 rispetto allo scorso campionato e unicamente 5 anni fa si era fatto di peggio. In questi casi, critica e opinione pubblica si schierano in 3 fazioni. Gli ottimisti vedono nell'imminente riapertura delle frontiere una probabile medicina. I pessimisti considerano le scarse segnature figlie dell'evoluzione o involuzione tattica del gioco. I neutrali, infine, rammentano come da sempre in questo periodo le lotte al vertice in coda condizionino lo spettacolo. 2 cose comunque sono certe. La prima è che i bomber stavolta non c'entrano, visto che su 8 gol, 5 sono stati segnati da attaccanti di ruolo: Gritti, Serena, Virdis, Giordano e Graziani. La seconda è che le etichette spesso ingannano e chi, ad esempio, ha considerato Bianchi un leader del difensivismo del campionato dovrà ricredersi, stante l'esito della mossa Giordano. Supporre che il tecnico prevedesse un gol dell'ex laziale equivarrebbe a credere nelle favole, ma sicuramente era nelle sue intenzioni scoraggiare con una punta le proiezioni di un difensore avversario, nella fattispecie Francini. Un pizzico di fortuna è prerogativa dei forti,
e per vincere lo scudetto occorre proprio essere forti e fortunati. La Napoli che canta è ora una Napoli che conta, e lo scudetto forse non è più il maledetto numero che non è uscito mai. Questo famoso fondo schiena dell'Argentina, come stai? Mistero. Io, di mistero, io non ho proprio nessun sentore di mistero, non niente. Diego ha lamentato una lombalgia, ieri sera era ancora insistente, e poi stamattina era abbastanza migliorato. Sapete come il tifo? Per solidarietà con Maradona anche i supporters venuti da New York avevano mal di schiena oggi. Una malattia contagiosa, secondo il filosofo Luciano De Crescenzo. Sì, è male somatico, capito? Insomma, la schiena ci risulterà invece efficiente, speriamo, un giorno, a maggio, quando potremo fare questo nostro bimestre di festeggiamenti. Che mi sembra noi quest'anno non ci siamo piegati mai. Quest'anno, ma in passato... In passato sì, ma avevamo fatto l'abitudine in passato, quest'anno no, finora. Basta guardare il ruolino di marcia per rendersi conto che la continuità era stata la prerogativa della squadra di Bianchi nel girone d'andata. Quando il 4 gennaio il Napoli si era fermato a Firenze e c'era stato l'aggancio, si era individuata nell'Inter l'unica vera antagonista dei partenopei. Invece le tre sconfitte contro Roma, Milan e Sampdoria hanno poi ridimensionato i nerazzurri. Adesso i punti di distacco sono 4, ma di mezzo c'è anche la Roma. Altobelli e Maradona hanno scelto un posto tranquillo, al riparo da occhi indiscreti per risolvere certe vecchie polemiche personali. Il cappello alla Dieghito va di moda come il mal di schiena. L'Inter deve smaltire la delusione di mercoledì ed è senza stranieri. Il Napoli è sicuro di sé. Con un quarto d'ora d'allenamento Maradona ritrova la forma e per la difesa nerazzurra cominciano le tribolazioni. A centrocampo la squadra azzurra non perde una battuta. Davanti c'è Giordano e il suo tiro finisce sul palo al termine di questa azione. Guardatelo. Giordano lavora su tutto il fronte e fornisce anche un prezioso pallone all'argentino. Stavolta il piede non obbedisce. L'Inter non trova concrete possibilità di far breccia ed è costretta invece a concedere spazi al Napoli, che non è preciso nel tiro, ma tiene sempre sotto pressione i nerazzurri. La partita diventa più equilibrata nella ripresa, la lotta si fa più serrata, l'Inter fa appello a tutto il proprio orgoglio. Il Napoli non lascia ancora spazi, ma qualche tiro da fuori area mette in apprensione la difesa partenopea. Spingendosi in avanti l'Inter lascia qualche palla al Napoli e qui Maradona non apprezza molto il regalo della difesa nerazzurra. Chi non lo fa l'aspetti, dice un vecchio proverbio interista, e sull'unica distrazione della retroguardia partenopea Bergomi colpisce duro. Da qualsiasi parte si guardi, questo gol è il monumento alla sbadataggine dei napoletani che nel frangente sono colti di sorpresa dal terzino lasciato solo dalla difesa più forte del campionato. E dopo la Juve paga anche il Napoli. La squadra partenopea ha poco tempo per recuperare, ce la mette tutta, ma rischia di prendere il secondo gol. Guardate, l'operazione è condotta da Matteoli, il pallone sfiora il palo. Per blindare alla vittoria, tuttavia, l'Inter deve aspettare l'ultimo volo di Zenga su una palla gol costruita da molte teste sapienti. Nulla da fare. Gesù. E ora cosa gli diranno? Era stato vinto prima lo scudetto, andavi in giro dicendo, non è perso ora mi pare. Penso proprio di sì, non è cambiato niente. Vai a Bergamo con quale stato d'animo a casa tua? Col solito stato d'animo, l'aver fatto quello che potevamo fare, un po' di rammarico perché certe partite non si dovrebbero perdere, però il calcio è bello anche questo. Come guardi Roma adesso? Ma Roma fa la sua gara, noi facciamo la nostra, ripeto, non abbiamo incontrato domenica. Non ti ha messo paura? No, però ho pareggiato. Oggi non mi ha messo paura neanche l'Inter, hanno vinto loro, pertanto il calcio è bello per questo. Grazie del sorriso, Bianchi. Allora, Battoni, se volevi dare una scossa a questo campionato ci sei riuscito, 220 volts al Napoli che è rimasto secco gli ultimi 5 minuti. Questa settimana abbiamo dimostrato ancora che abbiamo alcuni valori, la vittoria sul Napoli è una delle tre ipotesi, vittoria, perdita e pareggio.
direi però è importante valutare come la squadra ha reagito dopo mercoledì. L'Inter che ferma il Napoli, tu pensi che questo sta in un contesto di un campionato che il Napoli sembra aver dominato? Sì, ci può stare perché anche la Fiorentina ha fermato il Napoli e fanno parte delle regole del nostro calcio. Non voglio far ricordare che Lecce ha fermato la Roma lo scorso anno. Il nostro calcio, il nostro campionato, bello brutto che sia, è proprio il sapore più importante è proprio questo. Allora, dall'occhio di Ferrario, sembra Oliva, sentiamo un po' invece da De Napoli come il Napoli ha accusato questa sconfitta. Ma come accusato? Noi abbiamo fatto anche oggi una buona partita, credo. L'Inter ha fatto, diciamo così, un tiro in posta, ha giocato anche bene, però noi abbiamo avuto più occasioni da gol e non meritavamo questa sconfitta, ecco, forse il pari era proprio giusto, però il Napoli credo che anche oggi ha fatto una buona prestazione. Senti, a questo punto il Napoli deve dimostrare che oltre ad aver meritato il primato fino a questo momento meriti il titolo, non ti pare? È una prova in più che deve dare, sì, questo Napoli. Sì, come noi, ecco, noi come ho detto prima abbiamo giocato anche oggi bene, speriamo che domenica giochiamo bene però otteniamo anche i due punti con la Juventus. Bene sulla sua fascia di competenza Volpecina, che resiste a un tentativo di carica e costringe poi Tacconi a un intervento con i piedi, riprende ancora Romano e viene fermato da Caricola in fallo laterale. Siamo ormai in piena zona recupero con il Napoli che difende il suo vantaggio. Ancora un lancio verso Carnevale da parte di Volpecina, palla che schizza a Maradona, spunto dell'argentino, cross al centro e su Carnevale esce in anticipo Tacconi, finale addirittura di marca napoletana. Rassegnata a questo punto sembra la Juventus alla sconfitta che la esclude ormai definitivamente dalla possibilità di difendere ulteriormente il suo scudetto. Ma in questa nona giornata ecco il fischio di chiusura, tutte le inseguitrici del Napoli hanno perso, hai perso punti, proiettando il Napoli ancora di più solo al comando della classifica. Napoli batte Juventus 2-1, gol di Renica, Serena e Romano, Napoli a 36 punti, sempre più vicino al suo primo storico scudetto. Grazie dell'ascolto, a voi tutti, buonasera. Giordano, è stato più duro del previsto. Sì, è una partita difficilissima, gioca bene anche la Juve. Come? Ferrario, uno delle colonne del Napoli, a caldo. Una tua impressione su questa vittoria che significa un passo avanti verso lo scudetto? Fermati un attimo per piacere. Ma non è che significa un passo avanti, sicuramente mi ha battuto una squadra che ha dimostrato di non essere morta, penso che la partita sia stata vincente. Marchesi, cade l'ultima speranza per la Juventus? Beh, partita molto bella, combattuta, ha vinto il Napoli e credo che il Napoli a questo punto non abbia più problemi. Altro autore della vittoria del Napoli? Ma è un momento che le parole servono poco, siamo tutti molto commossi anche per ringraziando l'Udinese, però mancano ancora 6 giornate alla fine, sono 5 punti, certo sono tanti e poi una squadra che lotta come questa non può permettersi di perdere questo scudetto ormai. Il Napoli dunque può cominciare ad ordinare al sarto le nuove divise con lo scudetto. Neanche un Platini tornato sugli alti livelli di rendimento è riuscito a fermare la corsa dei partenopei, che hanno ricevuto una mano anche dagli altri bianconeri, quelli di Udine. Una partita al cardiopalmo combattuta fino al 90esimo e che alla fine ha visto il Napoli prevalere sulla prima grande in casa in questo campionato. La cronaca, il vantaggio dopo 14 minuti, punizione di Maradona per Renica, il gran tiro beffa Tacconi. Gli ospiti subito al contrattacco, al 17esimo punizione di Platini e deviazione alta di Serena in un'area affollata. 23esimo possibilità per il Napoli, Giordano approfitta di un pasticcio dei difensori juventini e da distanza ravvicinata chiama Tacconi ad un gran volo sulla destra.
Platini è ormai in cattedra, difende, propone azioni offensive e con questo lungo lancio serve Serena che di testa devia fuori bersaglio. Maradona, a qualche minuto dallo scadere del primo tempo, tenta in acrobazia uno dei suoi numeri, ma il pallonetto si perde sul fondo. E prima dell'intervallo, clamorosa occasione mancata da Serena, che servito in area su calcio d'angolo, si gira alla perfezione ma trova soltanto il palo. Nella ripresa il Napoli, che ha capito il pericolo, tenta con Romano una conclusione volante, ma Tacconi è perfetto nell'intuito. Il momentaneo pareggio degli ospiti al quinto, Serena, in recupero di un cross di Platini, lasciato troppo solo, batte Garella che si dispera. Cominciano le sostituzioni, Caffarelli, richiamato da Bianchi, lascia il posto a Carnevale ed è proprio il nuovo entrato a gettarsi su un pallone finito in area dopo un batti e ribatti. Sulla sfera si lancia Romano che da due passi firma la vittoria napoletana. Marchesi tenta il recupero con Briaschi, esce Buso, poi Vignola per Bonini, ma non c'è più nulla da fare. Qualche brivido per questa punizione di Platini, pronto a raccogliere la respinta della barriera, ma il tiro si perde di poco al lato. Al 28esimo ancora il francese, tira dalla lunga distanza, ma Garella riesce a salvarsi in angolo. Alla mezz'ora la perla della partita. Volpecina si sgancia molto astutamente, vola lungo la fascia sinistra e serve Maradona. L'argentino in tuffo colpisce indirizzando bene il pallone, ma Tacconi si esibisce in una splendida quanto istintiva deviazione. Sul campo l'incontro appassionato, sugli spalti e un po' in città lo spettacolo, quello della folla entusiasta. Si avvicina a un traguardo atteso da 60 anni. Ascoli 2-1, Milan-Sampdoria 0-2, Napoli-Juventus 2-1, Torino-Inter 0-0, Udinese-Roma 2-1, Verona-Empoli 1-0, Bologna-Lecce 1-1, Genoa-Cremonese 1-1, Taranto-Cesena 0-1, Legnano-Piacenza 0-1, Angizia-Vispesaro 0-0, l'Angizia di Luca De Marsi. Vediamo adesso la classifica della Serie A. Il Napoli al comando con 5 lunghezze di vantaggio su Roma ed Inter. Quindi la Juventus a 30, il Milan a 29, Sampdoria e Verona affiancate a 27, a 22 il Como, a 21 Torino e Avellino, a 20 la Fiorentina, a 18 Brescia, Ascoli ed Empoli, a 16 Atalanta, a 10 l'Udinese. Come quel giorno a Città del Messico? un pochettino, però ancora non possiamo alzare la coppa. Senti, il pubblico è impazzito, si sente campione d'Italia. Sì, ma dobbiamo ancora lottare come abbiamo lottato oggi con una Juve grandissima. Per quanto riguarda questo Napoli, merita ampiamente, avete avuto paura? No, in nessun momento, perché sapevamo che la Juve era forte e abbiamo giocato contro un squadrone. Perché tu hai avuto questo atteggiamento di bloccato la stampa, un campione come te? No, continuo. Ciao. Tutto a posto. Tutto fermato Bagna. Questo non possiamo fare. Anche il 6 aprile 1975 fu un sudamericano ad esultare. Juventus-Napoli era partita importante allora come lo è stata quella di oggi. Agli azzurri bastava non perdere al Comunale di Torino. José Altafini, dopo i gol di Causio e di Giuliano, beffò il Napoli all'88esimo e per i napoletani lo scudetto diventò una chimera. Per vederlo e toccarlo con mano, questa volta lo hanno costruito lungo 220 metri e largo 140. Il risultato di allora lo stesso di oggi, un 2-1 che rilancia gli azzurri con 5 punti di vantaggio in testa al campionato e che consente loro di sognare, e come. Questo Napoli, che pratica il migliore calcio e merita il primato, lo dimostra ampiamente contro una Juventus decisa a tirare lo sgambetto agli azzurri, perché anche se priva di Cabrini, Brio e Laudrup, affianca l'insidioso Buso a Serena e tenta la via della rete con tutti i mezzi e tutti gli uomini disponibili. Bianchi preferisce ancora il fluidificante Volpecina a Bruscolotti e il guizzante Caffarelli alla Torre Carnevale, ma ordina ai suoi centrocampisti di tirare appena possibile e da ogni posizione. Si muove in maniera rapida il Napoli e la difesa juventina va in affanno. Le punizioni che ne conseguono sono precedute da lunghe disposizioni tattiche. Tacconi,
tiene d'occhio Maradona e dimentica che vicino Diego arrenica dal sinistro micidiale. La sua è un'autentica bomba che coglie di sorpresa il baffuto portiere. Per farvi vedere come la palla gli passi tra le gambe, abbiamo rallentato il tiro visto da altra angolazione. L'esultanza è legittima. Tacconi fa le boccacce e Fellaino sorride come un furetto. La reazione juventina è prevedibile, ma la difesa del Napoli, dove giganteggia Ferrario che tiene a bada Buso, fa buona guardia ed anzi con Renica propone i lunghi lanci che, se non riesce a sfruttare Caffarelli, è pronto a renderli pericolosi Giordano. Volpecina sulla fascia fa impazzire Mauro, anche se le sue conclusioni non fanno tremare Tacconi. Trema invece Marchesi, che a fronte di questi sistemi un po' violenti reagisce dalla panchina e invita i suoi giocatori ad essere meno intemperanti. Platini è seguito come un'ombra da De Napoli, tuttavia riesce a suggerire le cose migliori per Serena, non sempre proprio molto attento, mentre altre volte è più sfortunato che impreciso, quando, per esempio, il suo tiro in mezza girata lambisce il palo. Si va al riposo sull'1-0, la sconfitta di Milano appartiene al passato ed un lungo striscione lo ricorda. Vinceremo, conclude la scritta, mentre la Juve sembra intenzionata a disilludere i ragazzi della curva B. La partita diventa apertissima perché il Napoli risponde alla sua maniera e Platini ricorda a tutti che i suoi tiri piazzati sono la specialità che preferisce. Ma anche i cross millimetrici, che Serena intuisce e in perfetta sintonia, concretizza con una deviazione di testa che lascia di stucco il pur bravo Barella. E l'1-1 e il San Paolo ammutolisce. Si agita, si fa per dire, solo Bianchi, che richiama in panchina Caffarelli a beneficio di Carnevale, dando il via al valzer delle sostituzioni. L'ex Udinese è ancora freddo quando Maradona lo invita al tuffo sul pallone. Lo è meno invece due minuti dopo, perché la palla, crossata da Dieghito, viene toccata di quel poco in scivolata che consente alla corrente romana di appoggiare di piatto destro in porta. Guardate che festa, è forse un gol che può significare scudetto al Napoli. Quando Pier...